Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Commodore 64 e produttività personale. Cominciamo a bomba sul tema. Il 99% degli utenti di Commodore 64 ricorderanno con affetto il proprio elettrodomestico perché era un computer che poteva processare tantissimi videogiochi. La stragrande maggioranza degli utenti ricorderanno Commodore 64 collegato ad un dataset Commodore, perché i disk drive Commodore da 525 erano lentissimi e si spaccavano, per cui comprare queste periferiche Commodore era come gettare danari dalla finestra. Ci ho fatto un podcast, se volete approfondire il tema il link lo trovate in descrizione della playlist www.fareretrocomputing.tk. Vari utenti ricorderanno il Commodore 64 perché ci avranno sicuramente programmato in Basic. Il manuale del Commodore 64 era veramente buono, il link per espandere o anzi ricordare questa cosa lo trovate in descrizione. Quindi sicuramente una parte di utenti ricorderanno il Commodore 64 e la sua programmazione perché ci saranno costruiti in modo artigianale dei videogiochi ludici oppure dei programmini educativi per far di conto, plottare funzioni, contabilità, simulazioni di fisica con caduta di gravi, leve, pendoli, matrici e determinanti, permutazioni e combinazioni, chi ne ha più ne metta. Oppure avranno copiato da riviste o da cassette planetari o quant'altro. Insomma, il Commodore 64 non era solo una macchina per giocare, ma poteva fare anche tante altre cose. Ma che programmi di produttività personale c'erano per il Commodore 64? Ecco, ci focalizzeremo sullo suo programma di produttività personale, i più noti. Word processing per fare ricerche di scuola e temi. Database per tenere la lista del software che si era collezionato e per tenere la lista delle cassette o VHS di casa. Spreadsheet per usarli per far di conto, per far bilancio, oppure tabelle numeriche, matrici e quant'altro. Quali erano all'epoca i programmi più noti? Eccoci qua il link per raggiungere questo sito dove spiega praticamente i livelli, i programmi che c'erano per Commodore 64 in termini di produttività personale, lo trovate in descrizione di questo file. Word processing, videoscrittura, la killer application dei piccoli calcolatori, la possibilità di scrivere testi, lettere, modelli editandoli con una presentazione a video con tutti gli strumenti ed i vantaggi di una normale macchina da scrivere, che per quanto sofisticata, ecco, non poteva dare. Scrivere sul Commodore 64 presentava solo l'imbarazzo della scelta fra i tanti software disponibili, uno più completo dell'altro. E quali erano? Eccole qua: BW, Word Pro, EasyScript, Paperclip 64, Flip System 2, TAS Word 64, Word Writer 3. Poi c'erano gli spreadsheet. Quanti ricordano ancora il VisiCalc, il tabellone elettronico, il primo rivoluzionario foglio di calcolo per Apple II? Io me lo ricordo. Questo storico programma ha aperto nuove possibilità per i calcolatori piccoli e grandi, inaugurando un fortunato filone. Per il Commodore 64 furono realizzati moltissimi spreadsheet, dai più semplici ai più complessi. Quali erano? Calc Result, Calc It, Power Plan 64, SynCalc, Visa Star. Poi c'erano i database, il foglio di calcolo quindi era l'applicazione contabile per eccellenza. Il database si rivelò immediatamente capace di gestire archivi di medie dimensioni con numeri di record nell'ordine delle migliaia, ed anche questo settore fu un'ampia scelta con vari pacchetti commerciali che aveva Data Manager 2, Filers Choice, Super 64, The Manager e Trio. C'era poi per la programmazione il Basic essenzialmente, poi per la grafica programmi, diciamo grafica, ma questi erano già più limitati perché con 64K si faceva veramente poco. E poi invece suono e musica ce n'erano un po' di più,
3001 Sound Odyssey, The Music Shop, The Music Studio, The Music System. Questo perché ricordo che il Commodore 64 ci aveva dei microprocessori per quanto riguarda la gestione del sonoro e della grafica, che erano separati, quindi è indubbiamente più multimediale degli Apple II. Ok, dunque, non era assolutamente vero quindi che con il Commodore 64 ci si poteva solo giocare e programmare in Basic. In effetti c'erano anche tanti programmi di produttività personale che però, ecco, che però non portavano l'hardware Commodore ai livelli di produttività personale che le macchine Apple II Plus, Apple II e Apple IIc potevano offrire. Questo perché i limiti del Commodore 64 erano palesi ed erano essenzialmente tre. 64K di RAM erano un po' pochini per fare produttività personale, averne 128 era essenzialmente necessario, altrimenti gli elaborati di testo dovevano essere corti oppure spezzati in più parti, al pari dei database con archivi corti, oltre che con il foglio di calcolo che non poteva essere complesso come VisiCalc oppure Apple Works, che invece permettevano. Ecco, il dataset era una periferica più economica rispetto a un disk drive Apple 525, ma il dataset Commodore era una periferica ad accesso sequenziale ed era molto molto lento in scrittura e lettura. La risoluzione di testo, ecco, mancavano le 80 colonne al Commodore 64, di conseguenza il monitorino era obiettivamente troppo piccolo. Poi, questo è un quarto limite che non tutti i commodoristi utenti Commodore 64 hanno probabilmente subito, perché i disgraziati utenti Commodore 64 che s'azzardarono a comprare un disk drive Commodore scoprirono a proprie spese che era stato come aver gettato i denari dalla finestra, perché il disk drive Commodore era lentissimo ed inoltre era molto inaffidabile, si spaccava rapidamente, costringendo gli utenti a ripiegare sull'uso del dataset. Ecco, nonostante questi gravi limiti, è obiettivamente vero che Commodore 64 poteva essere usato con tanta buona volontà anche per compiti di produttività personale, per cui aveva decisamente più senso comprare un monitor Commodore a colori e una stampante Commodore MPS per stamparci cose anche per la scuola. Tutto hardware, detto tra noi, che poi chi l'ha comprato l'ha riutilizzato in futuro per passare all'Amiga. Tranne ovviamente il disk drive da 525. Per questa puntata è tutto, un saluto. Ciao, alla prossima.